Di accendere la zucca. Come ho fatto a scordarmi? Sento anche qualche carica paia. Prego, prego. Venga avanti, venga avanti. Si accomodi, si accomodi. Lei è il signor? No, non me lo dica. Non me lo dica. Proverò ad indovinare io. Il signor Alfonso? No. Il signor Eupremio? No. Intuito infallibile stasera. Il signor Giacomo? No. Va bene, non sono mai stata brava. Sono vestita. Io non sono vestita così solo oggi. Io sono così tutto l'anno. Mi dica cosa la porta qui. Io sento odore di disperazione. Mi sbaglio? Sorta di incontro, chiamiamolo così, con la strega che userà le sue energie e metterà a disposizione le sue energie per dare delle risposte a chi ha di fronte. Si suppone ci sia uno scambio. In denaro, beh sì, cosa mi vuole dare? Lamponi. Anche le streghe si aggiornano, siamo nel 2022. Ma va bene. Io nel frattempo accendo le candele, lei si rilassi. Si rilassi, si rilassi, si rilassi, si rilassi. Beh, senza accendere le candele non troveremo mica le risposte che cerchiamo, sa? Oh, la candela serve per allontanare gli spiriti. Quest'altro. E
incantato non è incantato. Questa sono io in un'altra vita. Guardi, guardi, guardi che carina. Questa sono io in un'altra vita, vede? Sì, sì. Sì, perché io tutte le volte che mi rincarno, reincarno, nasco strega. Come se no. Si chiama Luigi. Luigi, va bene, Luigi. Immagino che lei sia qui per un motivo che le sta tanto a cuore. Un motivo molto importante. Problemi in amore. Lo immaginavo. Beh, l'amore è sempre tra i più cari. Partire da un'offerta di 3 banconote da 50 euro. Ce le ha. Oh, bene. Sì, grazie. Sì, me le dia adesso perché altrimenti non riesco a connettermi. Manca seduto, non rimanga in piedi adesso. Si è pure scomodata ad alzarsi per darmi il denaro. Beh, io allora questi. Li metto qua. Li metto addosso a me così è sicuro che non li perdo e mi connetto meglio. Bene. Per un motivo d'amore, infatti io sento, fiuto la disperazione. Mi dica pure. Lei teme di essere stato cornificato? Ah. Quindi sono le corna il motivo per cui lei è qui. Ha un dubbio. Il mio magico libro.
rispondere per me, ma sarà sempre tramite la mia energia. Quindi non si preoccupi, non la sto truffando. Il libro non funziona, sa? Non funziona mica se lei non dà qualcosa in denaro. Lei ha fatto bene a pagarmi. Ma mi dica, da quanto tempo ha questo dubbio? E come si chiama la sua amata? Ah, Lucilla. Questo nome... Questo è un libro magico. Funziona soltanto se tra le mani di una vera strega. Perché le ho già detto, io sono una vera strega. Adesso formuleremo al libro la domanda da lei, tanto cercata. Finalmente avrà la risposta definitiva a quelli che sono i suoi dubbi. Anzi, avevo detto che ti dovevo dare del tuo a quelli che sono i tuoi dubbi, Luigi. No, è che quando inizio ad andare in trance, non mi ricordo più se do del lei o del tu alle persone, sono fatta proprio io così. Sì, sono una strega un po' particolare, in giro come me non ne trovi. Bene, la domanda qual è dunque? Se Lucilla l'ha cornificata. Lucilla ha cornificato Luigi. Luigi, mi dispiace. Il libro ha risposto, puoi starne certo. Vedi, guarda. Ora non hai più dubbi. Cosa ti avevo detto io? Più è alta la cifra e più il libro diventa chiaro, più le risposte diventano chiare. Purtroppo dice che Lucilla ti ha tradito. Puoi starne certo. Come scusa? Puoi sapere con chi? Sospetti che sia andata col tuo migliore amico. Vediamo, chiediamo al libro. Lucilla ha cornificato Luigi con il suo migliore amico. Il libro.
questo, risparmia questo pensiero verso il tuo amico. Non è stato il tuo amico a tradire anche te. Sarà stato qualcun altro. Cos'altro vuoi sapere? Vuoi sapere se Lucilla ti lascerà? Lucilla lascerà lui. Luigi, preparati a tutto, perché il libro ti ha risposto. Forse. Luigi, basta fare domande al libro. Basta fare domande al libro. Non serve a nulla. Non serve a nulla. Non serve a nulla. La tua donna ti ha tradito. Scusi, mi stanno telefonando un attimo. Sarà qualche altro caso disperato. Qualche altro caso disperato. E lei non è disperato, mi scusi. Eh no, ma io non la voglio offendere. È disperato. Disperato. Come si può definire? Un attimo vi rispondo. Una persona. Era una persona. Il mio ragazzo. Sì, stavamo discutendo della... del più e del meno, so. Sai, vabbè. Allora, come ti dicevo, Luigi, non dare retta a questa donna, a questa Lucilla che... Si è spenta una candela. Sì. Guarda tu stesso, si è spenta. Sai cosa vuol dire questo? È proprio negativa la situazione, vuol dire questo. Vuol dire che la situazione non si può proprio recuperare, Luigi. Non puoi fare nulla. No, non hai speso i tuoi soldi per niente, per carità. Non hai speso i tuoi soldi per niente. Quando sei entrato qui eri in dubbio. Adesso invece non hai più dubbi. Sei stato carnificato. Adesso sta a te fare il primo passo. Lasciarla andare via.
faresti un rituale? Rituale. Ma che gli dico questo? No, al momento io non posso fare niente. Ma c'è qualcosa che tu puoi fare. Vai a casa. Accendi una candela. Prendi la mela più rossa che hai. Mettila in un piattino, tagliala in due con un coltello che non hai mai usato. Una volta aperta, raccogli i semi, anche se spezzati, della mela e piantali sottoterra. Quei due pezzi di mela siete tu e Lucilla. Le due metà della mela siete tu e Lucilla. Tu mangerai metà mela. Lei mangerà l'altra metà della mela. I semi al suo interno li dovrai sotterrare nel tuo giardino o in una pianta del tuo giardino e recitare questa formula. Sono milioni di formule, quindi un attimo, dammi del tempo. Fammi riflettere, fammi pensare, non mi dare fretta, la strega non si dà mai fretta. Sono state mangiate da me e Lucilla. Così Lucilla sentirà sempre il bisogno di cercare l'altra metà della mela che è dentro di me. Te le ricordi queste parole? Lei mi cercherà. Lei mi desidererà. Lei da me tornerà. Ok. Io ti ho dato questo rituale perché mi hai dato 150 euro. In più, ma se non dovesse funzionare, Luigi, ti ricordo che quando tornerai qua ci sarà bisogno di un'ulteriore paga. Ci sarà bisogno di un'ulteriore paga. La candela sta per spegnersi e il mio tempo qui sta per terminare. No, non posso stare oltre, perché quando la candela si spegnerà, il nostro dialogo dovrà finire qua. No, assolutamente no, non vado di fretta. No, ma quando...